Allora, qua intanto un saluto a tutti i miei sostenitori, sostentatori, scusate la voce, ma è in giro questa influenza maledetta, faccio fatica a parlare, però volevo evidenziare una cosa, qui come vedete ho nascosto tutti i vari eventuali dati che possano far gola a qualche furbacchiotto. Perché adesso girano i furbacchiotti, no? Che se hanno in mano il pod e quelle cose lì rischiano di farti il passaggio della corrente o che sia, che tu non sai niente, ti arriva dopo, disdetta da una parte e dall'altra, fanno dei casini, roba che poi c'è una legge che è abbastanza anche pesante se si vuole andare a fondo, ma è già successo, mi sono incazzato, uno l'ho anche quasi denunciato perché è allucinante, te non fai il passaggio senza che io ti autorizzo. Va bene, volevo solamente evidenziare, poi farò un altro video che è arrivata stamattina, mi viene da ridere, perché le puttanate che raccontano questi coglioni al governo ormai hanno rotto le palle. Osserviamo questa bolletta, questa è una bolletta di un condominio piccolino, che sono 5 appartamenti, di cui uno un po' più grande, però è collegato e ne fa parte come impostazione, diciamo, di lotto e come codice fiscale. Ha una spesa di 85,70 con la scadenza del 22, datata al 7 del 2 la fattura e da pagare entro tale termine. Se si va un pelo fuori ci sono piccole sanzioni, ma è cosa che può succedere. Abbiamo una spesa di 28,47 euro di consumi reali di questi 2 mesi di energia. Abbiamo energia di picco, energia fuori picco, che poi non ho capito che cazzo è questa energia di picco, di fuori picco, perché secondo me queste sono puttanate inventate, perché nel complesso dei costi generali di tutte le bollette questi sono soldi. Altri importi, non si capisce che cazzo sono questi altri importi, perché qua si inventano altri importi di energia elettrica, materia che ci mandano il carbone. Poi, spese per il trasporto, questa è la famosa Tenia, che sarebbe la vecchia Enel, che poi hanno fatto una seconda società e si è chiamata così, così. Questi praticamente sono quelli che ti noleggiano i cavi e ti dicono la corrente te la passiamo attraverso i nostri cavi messi giù dall'inizio, quando era monopolio di Stato, e ti facciamo pagare un affitto di trasporto. Spesa di oneri, anche questa qui è un'altra cosa che non so che cazzo è. E poi per finire abbiamo la bellissima IVA al 10%, perché mi sono incazzato, se no te la mettevano al 22. Totale 76,21, ma non è finita. Alla fine fa 85,70. Vi sembra normale che adesso voglio calcolare 85,70 meno, abbiamo detto 28,47. Vi sembra normale che ci siano 57,23 euro di tasse fra IVA, trasporti? Cioè, io voglio chiedermi una domanda, cioè voglio fare una domanda. Come potrà una nazione andare avanti con questi risultati e con questi costi, con tutto questo cazzo di tasse? Spiegatemi come potrà andare avanti, come potrà che qui vai a fare una richiesta in banca, non te la danno, la liquidità non la fanno girare, ci vanno questi cazzo di extracomunitari, gli danno subito il mutuo, cose del genere senza garanzie, poi quando glielo vai a dire, non è così facile. Ma che cazzo dite che lo danno facilmente? Se chiediamo qualcosa a noi non ci danno un cazzo. Questa è un'Italia di merda. Gente, è ora di finirla, mi sono rotto i coglioni io, questo non è il sistema di vivere, qui ci stanno schiacciando e la gente continua a essere ignorante, non capire cosa sta facendo. Non voglio usare termini politici che siamo in tema. Allora, decidiamo una cosa, poi farò un altro video. Cosa vi devo dire? Vi sembra una cosa normale? A me no, se per voi è normale, ma la gente, quella comune, quelli che hanno in testa la figa, le macchine, il cellulare e la partita di calcio, che vogliono vedere la partita di calcio e non vogliono essere disturbati a sabato e alla domenica, che io li chiamo i coglioni,
quelli con la C maiuscola, queste cose non le sanno perché sono così ignoranti che non capiscono neanche che cos'è sta roba qua. Loro prendono e pagano questo. E poi d'altra parte non ci fai niente perché te lo impongono, fai come ti pare. Ecco, questa è una delle mie critiche, che sinceramente mi fa schifo, ma non è normale, nelle Canarie non costa così, non costa così l'energia, solo qui da noi ti fanno pagare. Poi qua, questo è il condominio, che se fosse privata ci sarebbe dentro anche i 9 euro della famosa tassa sulla televisione che... In un modo o nell'altro, grazie ai furbi, perché io poi l'ho sempre pagata, nonostante fossi contrario, io la RAI non l'avevo neanche, per dire, e anche qui mi sembra grazie ai furbi che non l'hanno pagata, così cosa hanno fatto? Hanno trovato il sistema di recuperare anche quei soldi. Insomma, però, i vitalizi di merda, che muore il deputato, hai capito? Se la trasporta alla madre, figlio, coniato, nipote, tu praticamente hai il bambino che nasce e c'ha già 3.000 euro di pensione. Beh, mi sembra di sognare. Qui c'è della gente che prende 500 euro, non si va avanti e continuiamo a ragionare con quelli che ci stanno comandando. È un messaggio, attenzione. Vedete un po'? Ok. La buona giornata, speriamo che cambi qualcosa. Ciao a tutti!